venendo qui si cominciano ad eliminare magari trasferte su il terreno è quello adatto a loro e quindi almeno abbiamo una casa anche noi. Taglio del nastro per il centro sportivo delle Caselle che diventa così la casa del cavallino. L'impianto di via Darwin ospiterà infatti dal prossimo lunedì gli allenamenti della prima squadra Amaranto oltre che a quelli delle giovanili. La prima squadra si dovrebbe venire ad allenare qui in attesa magari che ci possano essere anche ulteriori sviluppi, magari vedremo anche se riusciremo a sbloccare i due campi che ci sono davanti allo stadio. Nello stesso tempo qui dovrebbe giocare il settore giovanile, almeno le gare ufficiali, vediamo inizialmente magari solo il Beretti, poi vedremo anche se gli allievi possono fare le gare su questo campo. Si tratta di una svolta epocale, è infatti la prima volta dalla fondazione nel 1923 ad oggi che l'Arezzo potrà fare affidamento su un vero e proprio centro sportivo. La casa dell'Arezzo sarà costituita da un campo principale da calcio a 11, da un campo da calcetto, da uno da calciotto e uno in sintetico, favorendo così la preparazione di tutte le squadre anche su terreni diversi. Speriamo anche che in futuro si possa sistemare anche la parte che c'è lì delle tribune, tutta quell'altra situazione lì, se i magistrati, non so adesso com'è la situazione, piano piano ci informeremo e vedremo il da farsi anche dall'altra parte. L'inaugurazione del centro sportivo è stata anche l'occasione per parlare delle prossime mosse in casa Amaranto e del futuro dell'Arezzo. La prima squadra è un gruppo abbastanza interessante, cioè un gruppo di ragazzi molto ma molto bravi, stanno facendo, con tutte le difficoltà che hanno avuto, stanno facendo anche molto bene sotto tutti i punti di vista e speriamo che da qui al 30 riusciremo ancora ad ottenere dei risultati importanti e poi con il mercato di gennaio vediamo insieme al mister quello che si potrebbe fare. Il direttore generale Zavaglia ha tranquillizzato anche sulla questione stipendi. Non ci sono problemi, bisogna stare tranquilli, altrimenti venire qui e fare l'inaugurazione del campo e tante altre iniziative che abbiamo fatto andrebbero tutte a monte, insomma, no, mi sembra una cosa assurda.